Chi è? Io. Avanti. Ciao, Matteo, sai? Ah, la scoreggione. Ciao. Ti ho portato un po' di fiori. Voi uomini, se è per questo. Grazie. Fiori di campo. Fa un po' caldo, aprimi la finestra. Sì, sì. Va bene così? Ho capito, sai, il significato di questo gesto, voi uomini. Guarda però che io sono seria, sai. Ma certo, mia cara piccola Eugenia. Ieri sera, vedi, sono venuto a quel tuo stupendo spettacolo soltanto per rendermi conto di quanto tu, le tue zie e l'umanità intera foste rimbambiti. Ebbene, mi sbagliavo. Voi non siete rimbambiti. Voi siete subnormali. Però tu invece su quel palco, a un certo momento, eri così schifosa che mi sei perfino piaciuta. Davvero? Ah, certo. Lo sai che avevo preparato anch'io una sorpresa, niente male. Ma alla fine ci ho rinunciato. Ho pensato che era tutto inutile. Eh sì, perché la tua voce, ad un certo punto, era così ripugnante da sfiorare il sublime. Giuramo che non mi prendi in giro. Ma perché dovrei prenderti in giro, te lo giuro. Sulla tua testa. Sulla testa delle tue zie, che possiate morire questa sera. Alle 9, subito dopo Carosello. Prima giuro che muoia anche il parroco, se no non ti credo. Due volte il parroco. Sei contenta adesso? Sì, adesso sì. Ma come stai col braccio? Pensa che mentre c'è chi tenta di abbattere statue nelle chiese, chi complotta contro il Papa, chi tenta di allagare la piazza San Pietro, c'è qualcuno che non riesce a sradicare un albero. Beh, adesso io dovrei andare, se non ti dispiace, sai? No, no, non mi dispiace. Mi fa piacere. Vai, vai. Sì, ecco. Vai. Spastica.